Grazie Presidente, io comunico al Consiglio che questo sarà il mio ultimo Consiglio Comunale perché domani mattina darò le dimissioni, lo faccio domattina invece che oggi, chiaramente per non far saltare i lavori del Consiglio, e quindi volevo salutarvi in maniera ufficialmente, ho chiesto di poter fare questa comunicazione. Ci si può anche dimettere, è una cosa molto rara, però ritengo che sia giusto farlo, perché penso che il ruolo di consigliere comunale, che è un ruolo bellissimo, pieno e importante, debba essere, diciamo, affrontato e gestito con maggior impegno e maggiore dedizione rispetto a quello che ho fatto io negli ultimi mesi. Penso che insomma, per come sono stato abituato io a affrontare il mio impegno in questa sala, sia giusto fare un passo indietro. È giusto fare un passo indietro anche perché con le mie dimissioni entra una persona che si merita di far parte di questo Consiglio, Filippo Bedini, al quale auguro buon lavoro, e che se non avesse fatto una scelta di generosità, di coraggio e di passione, candidandosi in mio sostegno come candidato sindaco alle ultime elezioni, sarebbe entrato a far parte di questo Consiglio fin dal primo momento, perché è stato il più votato di tutta l'opposizione come numero di preferenze personali. Penso di aver assolto dignitosamente al mio ruolo in questi anni, ne sono passati 14 qui dentro, oggi tra l'altro, voglio dire, la possibilità di chiudere qui è stata un caso, però insomma mi fa estremamente piacere. Penso, mi permetto di dirlo, che se alcune delle proposte che ho fatto e portato all'attenzione di questo Consiglio fossero, diciamo, state realizzate, probabilmente avremmo una città migliore. Sicuramente mi auguro, è un auspicio, che in particolar modo la proposta sul co-working e la proposta sul baratto amministrativo, che sono state approvate da questo Consiglio alla fine dell'anno scorso, possano trovare attuazione, e questo è un auspicio che io faccio e che spero che in particolar modo Filippo e Maurizio vogliano portare avanti. Sono contento, era il mio desiderio che il gruppo rimarrà al medesimo, ci sarà un gruppo unico tra noi adesso PIS e Fratelli d'Italia nel proseguo nell'ultimo pezzo di consigliatura, perché Filippo entrerà a far parte del gruppo con Maurizio. Vorrei ringraziare innanzitutto tutti i consiglieri comunali con i quali ho condiviso non solo questa consigliatura, gli assessori, il presidente del consiglio e il sindaco. Facendo una riflessione, l'unica che faccio, poi faccio un altro ringraziamento e chiudo. Io non ho mai avuto la sensazione in 14 anni di Consiglio Comunale di avere a che fare, anche tra gli avversari, anche con quelli con cui mi sono scontrato maggiormente, non ho mai avuto nemmeno per un momento l'impressione di avere a che fare con persone disoneste. Io penso, anzi io sono certo, di aver incontrato anche tra i sindaci, due, gli assessori che si sono succeduti, i consiglieri come di maggioranza, solamente persone oneste che in maniera onesta, disinteressata e con enorme passione, pur da prospettive differenti, pur da angoli di visuale a volte assolutamente anche contrastanti, in maniera onesta e trasparente hanno vissuto il proprio mandato. Io penso che la politica debba rivendicare con orgoglio, con determinazione e anche con decisione, battendo i cazzotti sul tavolino, il fatto che il 99% di coloro che fanno politica lo fanno con onestà, che il 99% dei politici sono onesti, hanno idee differenti, ma sono onesti. Poi sul giornale e su televisione ci vanno soltanto disonesti, ma sono una
rara eccezione che sciupano il lavoro, il sacrificio, il grande sacrificio, la grande fatica che fanno tutti gli altri. Ecco, la cosa che mi sento di dire, finendo questa esperienza, è questo, che bisogna rivendicare questa cosa e non bisogna vergognarsi di fare politica e di rappresentare le istituzioni, perché è soprattutto, almeno io così l'ho vissuto, un atto di amore e un atto di generosità verso la propria comunità, verso la propria città, verso la propria terra e le persone che ci stanno intorno. Chi fa politica si occupa del bidone della spazzatura sotto casa dell'altro, no? Di solito tutti noi ci occupiamo del bidone della spazzatura sotto casa nostra, perché magari puzza, perché è messo male, perché leva un posto macchina. Ecco, chi fa politica si va a occupare, dico l'ultima cosa, del bidone della spazzatura sotto casa di Tizio, che sta dall'altra parte della città, dove probabilmente non ci passerà mai. La differenza è questa, quindi nasce soprattutto da un istinto di generosità e di amore verso chi ci sta intorno. Voglio ringraziare, e dico, non smetterò di far politica, smetto di fare il consigliere comunale, questo mi dispiace per voi, ma insomma, continuerò a farla in città, e anche se ci saranno altre, diciamo, vicende personali, magari non smetterò assolutamente nemmeno un centimetro indietro di fare politica a Pisa. Voglio chiudere ringraziando tutti i dipendenti comunali. Io sono stato fortunato perché in 14 anni non ho mai avuto uno screzio una sola volta con un dipendente comunale. Quindi tutti, in particolar modo quelli che più si occupano del consiglio e delle commissioni, Antonella, Aurelio, Rossana, Spadoni, Riccardo Iodice, Claudio Cerrai, Gianluca Neri, Giampiero, Enzo, Michela, Carlo Allegretti, l'avvocato pescatore, il segretario. E poi, permettetemelo di dirmelo, però per me Adriana Valdeschi è, voglio dire, una persona che mi ha accompagnato da ancor prima che facessi il consigliere comunale, quando facevo il segretario provinciale allora dell'organizzazione giovanile di AN, che veniva in comune a seguire gli altri consiglieri. Quindi un bacio grande e grazie Adriana, perché hai reso più facile tutto quello che ho fatto in questi anni, perché sinceramente, insomma, tanto di quello che noi facciamo è merito di Adriana. Spero di lasciare un buon ricordo di me. Io sicuramente avrò, per me questa è l'esperienza più importante della mia vita che ho fatto qui dentro, e io, per me sarà sempre un bellissimo ricordo, una bellissima esperienza. Grazie. Credo che sia doveroso, lo faccio a nome di tutti i consiglieri comunali, di esprimere il nostro ringraziamento a Diego Petrucci, per il servizio che ha fatto alla città in questi lunghi anni in cui ha ricoperto questo incarico. Come diceva giustamente, ha espresso un punto di vista che, come giusto, bello che sia, può essere stato o meno condiviso da altri che hanno vissuto questa esperienza di consigliere comunale. Ma credo che chiunque occupa questo ruolo e ha questo incarico debba avere, come ha avuto lui e come ci sforziamo di avere chiunque di noi, l'interesse principale della città e dei cittadini pisani. Io credo che questo Diego l'abbia, sempre avuto, e quindi ringrazio anche per il modo che ha avuto di svolgere questo incarico, tra l'altro ricoprendo fino a ora anche incarichi istituzionali come Presidente della Commissione di controllo, quindi condividendo anche responsabilità di gestione comunque di quella che è il Consiglio Comunale. Quindi è stato anche un consigliere comunale, un uomo delle istituzioni, e credo che questo
sia comunque importante. Quindi ecco, credo che veramente a nome di tutti di esprimere il ringraziamento per quello che ha saputo portare in questi ormai 3 mandati di consigliere comunale. Poi avremo modo poi di salutare un'altra vecchia conoscenza del Consiglio Comunale che entrerà, ma insomma su questo ci sarà tempo e modo di farlo. Io intanto lo ringrazio anche perché, e non sempre è scontato, ha ritenuto di voler venire qui a dare il suo saluto al Consiglio Comunale proprio come ultimo atto del suo percorso consigliare. Credo che sia comunque un modo importante che credo renda anche senso e dignità al nostro organismo, spesso bistrattato, ma insomma che credo che sia un'assemblea che veramente rappresenta il cuore e la vita della nostra città. Momentaneo a Diego, molto sentito credo da parte di tutti i colleghi della Giunta, oltre che, come hai detto, di tutti i consiglieri comunali, innanzitutto per il lavoro che ha fatto in tanti anni qui e nella città. Se c'è una cosa che ci accomuna, e non è l'unica, è la passione politica. Quindi Diego in tanti anni, da quando era studente, molto giovane, diciamo, fino ad oggi, ha visto intrecciare, ha saputo intrecciare la sua vicenda umana, professionale, a una vicenda politica importante. L'ha fatto con una grande dedizione, e direi anche con un attaccamento particolare alle sorti della nostra città. Credo che questo sia un patrimonio in sé e sia anche un bel esempio in tempi in cui non abbondano esempi del genere, e soprattutto c'è bisogno di persone che si impegnano con un profilo autonomo, con il coraggio delle scelte, a volte anche scelte che si sa o si può prevedere sono scelte minoritarie o di minoranza, no? Come è capitato nel suo percorso. Questo credo sia un fatto importante da rilevare. Poi rimarrà certamente un grande spazio di azione politica e di presenza in città, io me lo auspico. Personalmente voglio dire che c'è un grande apprezzamento per la lealtà che Diego ha avuto nei rapporti in questi 9 anni in cui sono stato sindaco. È una testimonianza personale, però credo abbia un valore. È una testimonianza che ho il dovere di ricordare, perché qualche mese fa io e la dottoressa Nobile siamo incappati in una vicenda impensabile e anche inspiegabile, e io devo essere molto soddisfatto di come tutti hanno reagito e tutti hanno reagito a questa vicenda. In particolare devo ricordare la vicinanza di Diego, che diciamo, in un momento del genere rimane per me un segno di di come si può essere vicini come persone e anche politicamente vicini sull'essenziale della politica senza che si sfumino o si annullino tantomeno o tanto più le differenze politiche, no? Perché su questa condivisione, o meglio, questa condivisione è la base per interpretare anche a livello di una città la democrazia, no? E quindi poter insieme decidere discutendo, confrontandoci come si deve fare. Credo che questo sia un patrimonio non solo, diciamo, in termini di vicende umane, ma un patrimonio politico molto importante. Quindi mi auguro che questo patrimonio poi venga speso anche nei prossimi anni.